Carlo Sattarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Data di Lavoro. Per la rubrica venerdì con la storia in Alta Data di Lavoro, questa sera abbiamo un altro appuntamento importante e lo abbiamo con un altro personaggio risorgimentale che la Vulgata dominante lo definisce un eroe. Addirittura ci è stata anche dedicata una famosa poesia. La Spegolatrice di Sapri è considerata una specie di mito perché lui si è immolato per la causa risorgimentale e quindi italiana e per appunto parliamo di Carlo Pisacane. E con chi ne parliamo? Parleremo con Ennio Puzzo, l'avvocato Ennio Puzzo da Castellammare di Stabia. Ciao Ennio, come stai? Carissimo Claudio, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Tutto Bene? bene? Te tutto bene? Tutto bene, qua oggi ha piovuto, piove, però siamo contenti di poterti ospitare perché tu sei una delle poche persone che può conoscere soprattutto i fatti risorgimentali che sono legati a Sapri. Sapri Ah, l'anno scorso, grazie. Ma io No, sto a te come tu stai al 1799 su i fatti diciamo, del Cilento. ma io più che altro sono una cornice perché sul 99 ci sta ancora molto da scrivere e da dire, più che altro. Noi lo divulghiamo, lo affrontiamo perché siamo sempre più convinti che l'attualità del 99 sia sempre più presente. Basta vedere i fatti attuali, quindi l'ordine Ma come tu mondiale. sai, come tu mi insegni, il 1799 il cardinale Ruffo, di cui ormai adesso tu sei il suo erede, è passato per Sapri, perché il E cardinale come no? Ruffo, come tu mi insegni, nel 1799, quando lui salì dalla Calabria per arrivare a Napoli, si fermò a Sapri, dove si incontrò con il prete Vincenzo Peluso di Sapri e Acquafredda di Maratea. E lì si organizzarono per Napoli, dove c'era un giovanissimo Vincenzo Peluso, che era quel prete filo borbonico che aiutò il cardinale Ruffo nella sua controrivoluzione a Napoli. E questo Vincenzo Peluso fu quello che catturò un altro padre, tra virgolette, della patria, quale Costabile Carducci. Ma poi il discorso che io non uso mai il termine controrivoluzione perché lì fu con la marcia dei Sanvitissi, con il sanvitismo che guardò tutto il regno, quindi con l'organizzazione delle masse, del popolo intero, fu la prima resistenza di popolo contro un esercito invasore che ebbe successo. Sì. Quindi per quello io quando parlo di controrivoluzione sono un po' restio sul 99 perché lì c'era un esercito invasore che aveva fiancheggiato dai cospiratori interni, i famosi Giacobini, e quindi Ma guarda Claudio, secondo me il 1799 nella storia dell'umanità è la prima e unica volta. Poi lasciamo stare i fatti della Seconda Guerra Mondiale, è la prima e secondo me unica volta che veramente il popolo si è ribellato Ma il al 90, sì. Ed è stata l'ultima volta che il popolo italiano è stato veramente unito. Ma la poi lo prima e vediamo. l'unica volta Poi lo hanno vediamo. governato con i famosi Lazzari, a Sì, ma cui poi tutto. bisogna sempre fare un applauso. Ma ci sta sempre. Io parlo di tutta l'Italia perché tutta l'Italia si mosse contro l'esercito invasore giacobino. E in tutta Italia c'erano i cospiratori interni italiani giacobino che poi quelli che hanno formato la classe dirigente attuale. Oggi l'Italia è figlia di quel periodo, purtroppo. Assolutamente così. E quindi ne stiamo pagando le conseguenze. E nella rivoluzione francese ci fu la prima volta che apparve la famosa tessera, apparve il Comitato di Salute Pubblica e emanò una tessera che serviva per poter mangiare e spostarsi. Sembra tanto di rivedere i giorni di oggi. Sì, Comunque, vabbè, ma oggi noi il oggi mondo questa. odierno è la fotocopia, è ciò che fu organizzato e predetto e fu organizzato proprio durante la Rivoluzione francese, con l'illuminismo e questo tipo di ideologie che si distaccavano dal cattolicesimo, anzi dal cristianesimo, Dalla tradizione, vabbè, non dalla dal tradizione cattolicesimo, cristiana che ha accompagnato l'uomo per 2000 anni. dal cattolicesimo direi, perché poi comunque gli anglicani e i calvinisti si sentono cristiani in maniera distorta, però lo sono. Però cioè, facciamo una piccola differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo io già lo vedo come un discorso politico, mentre il cristianesimo è proprio la parola di Cristo, è la parola di aiutare il prossimo.
di non fare male agli altri e di comportarsi bene nella dimensione materiale. Propriamente d'accordo, Ennio. Ti ricordi l'anno 2 anni fa, l'anno scorso, proprio che in pieno, quando eravamo agli arresti domiciliari con quell'assurda chiusura, noi ci sentiamo spesso per telefono, mi chiedesti di darti una mano per organizzare il convegno di Vibonati dell'anno scorso, no? Ah sì, che fu un successo Io perché è stato bellissimo perché in quella zona altamente liberale, perché la storia internazionale è passata per il Cilento, anche se è una zona un po' sconosciuta, è una zona dove dal 1799, passando per il 1806, passando per il congresso di Vienna 1815 fino al 1860 è stata protagonista nei moti rivoluzionari unitari. Ma forse Addirittura il prete Vincenzo Peruso, attenzione, che affiancò nel 1799 il cardinale Ruffo, un giovanissimo Vincenzo Peruso che affiancò il cardinale Ruffo nella sua impresa. Nel 1815 questo prete di Sapri accompagnerà la regina Maria Carolina al congresso di Vienna. Quindi questo cardinale, questo prete Vincenzo Peruso, forse oso troppo definirlo il capo dei servizi segreti borbonici in loco, era l'uomo di fiducia della casata borbonica, tanto è vero che accompagnò la regina Maria Carolina al congresso di Vienna, dove lei poi morirà. sì. Addirittura questo prete affiancherà, affiancherà, no, anzi, combatterà il canonico Antonio Maria De Luca nei moti del 1828 del Cilento, dove la classe borghese aristocratica rivoltava contro il re Borbone e lui riuscì a placare i moti. Lo abbiamo nel 1848 quando lui cattura Costabile Carducci che partendo, volendo replicare la spedizione del cardinale Ruffo, però dalla parte dei liberali, partì dalla Calabria. Beh, alla volta di Napoli, cercando di affiancarsi ai rivoltosi, agli attendibili, così si chiamavano, però fu bloccato dall'ormai anziano, ma di fisico possente, Vincenzo Peruso, Vabbè, lo bloccò a Sapri e quindi successe una sparatoria dove poi, il Carducci fu bloccato. Quindi figurati come la storia internazionale, il Risorgimento è passato per il Cilento. ma Ennio, noi stiamo parlando di una terra che è stata la culla della Magna Grecia con Elea di Zenone e con Parmenide, quindi stiamo parlando di una storia universale del Cilento, quindi basta andare agli scavi di Velia e ti rendi conto dell'universalità del Cilento. Però, per tornare all'anno scorso, quando tu mi chiedessi di intervenire nel convegno di Vibonati, io invece ti portai il Fernando Riccardi e Fernando Di Mieli, perché li ritenevo molto più all'altezza di me, perché io sono solo un divulgatore, loro invece sono storici e soprattutto studiosi, infatti facevano una gran bella figura in quel duello mitico, praticamente, Diciamo, un cappello. i liberali locali, gli unitaristi Sarebbero locali e noi che mettiamo in discussione invece insieme al professore Culì, a te e poi il professor anche Culì, tutto no, allora l'associazione. c'era tutto il fiore intellettuale del Cilento, l'avvocato Maldonato, che non ha bisogno di presentazioni, che l'avvocato Maldonato è il più grande organizzatore di eventi Però culturali, però dalla parte liberale. Poi hai c'è il delle grosse professore difficoltà. Abramo, che anche lui è un grande cultore di storia, ha dimostrato che Pisacane non è sbarcato a Sapri, bensì nella vicina Vibonati, mentre Sapri invece si arroga tutti i Vabbè, diritti, questo ci veniamo dopo, Ennio. però lui ha messo in Ci chiaro. veniamo. C'era il professore Fusco è il più importante divulgatore di storia del Cilento, viene chiamato a tutti gli eventi
che commemorano Pisacane e altro in zona. E poi c'eravamo noi, cioè, tu mi spiace che rimanessi tra il pubblico, tu sei una persona che io stimo tanto perché veramente ti potresti permettere molto di più, però ami sempre rimanere nelle quinte, mentre tu invece sei una persona di un grande spessore culturale, un grande storico, però ti distingue la tua umiltà, cioè tu Ma lasci ti sempre ringrazio. spazio agli altri, quando invece la tua presenza potrebbe essere molto superiore ad altre persone. Io ti ringrazio, mi sono No, non mi lusingato, ti ringraziare ringrazio. così. Tu sei veramente un grande uomo di cultura e con la tua prestigiosa rivista Alta Terra di Lavoro hai messo in atto un discorso di divulgazione che non ha precedenti nella storia. Vabbè, mo non esagerare, Ennio, mi No, stai. no, no, io esagero perché proporre quattro articoli al giorno, vagliarli, valutarli, cercarli non è da tutti. Io ti ringrazio per questo, ti posso garantire che ci vuole molta fatica. C'ho una squadra dietro dei miei associati, Lucio Castrese, Salvatore Romano, Raimondo Rotondi, Geri De Luca, sono tantissimi che mi danno una grandissima mano a procurarmi pure il materiale. Poi ci sono persone come te che ogni tanto mancano articoli, Adriana Dragoni, insomma, e se andate a vedere sul nostro blog tutti gli storici studiosi che scrivono per noi, veramente. Molto molto apprezzato e per me emozionante perché mi emoziona pubblicare tantissime cose che poi la vedo che cresce sempre di più come il canale YouTube su cui stiamo trasmettendo che ha Ah, superato i sì, l'ho milioni di visto, è iscritti, non è importante. cosa da poco. Comunque adesso partiamo Partiamo, per andiamo a noi. Pisacane, però per prima di parlare di Carlo Pisacane bisognerebbe partire dalla famiglia Pisacane che alla fine era una fervente famiglia napoletana borbonica, o mi sbaglio? Sì, allora, la famiglia Pisacane è una importante famiglia napoletana, è una famiglia, infatti loro si chiamavano i Duchi di San Giovanni, ed è stato scoperto che loro hanno questo titolo, questo casato, durante il ventennio austriaco. Ed è stato scoperto dall'editore, il bravissimo storico Calzerano, che opera con la sua casa editrice nel Cilento, che la famiglia Pisacane aveva un potere, un casato, aveva proprio una proprietà, una base a. In un paese che nel periodo pre-unitario si chiamava Porcari e dopo l'unità d'Italia fu chiamata Stella Cilento. È un paese che si trova nei pressi di Vallo della Lucania ed è stato scoperto che lì avevano questo casato, questo potere. Bellissimo quel posto, ci andavo in bicicletta io sopra, Stella Cilento, molto bello. Stella Cilento è dove la famiglia Pisacane aveva il proprio casato, il proprio potere, e questa è una scoperta che bisogna attribuirla al bravissimo Galzerano, ottimo editore dal punto di vista liberale, però in pratica io apprezzo qualsiasi persona faccia cultura da qualsiasi punto di vista lei la fa. E lui ha scoperto che Pisacane, la sua famiglia, aveva questa proprietà, insomma, questo titolo in questo paese del Vallo di Diano, ecco perché non è ancora Cilento lì. Comunque la storia di Pisacane è la storia, diciamo, della nobiltà borbonica. Pisacane nasce da Giovanni Pisacane e da Maria Basile de Luna e lui ha un fratello che seguirà invece le orme borboniche, entrerà nell'esercito degli Ussari e quindi sarà fedelissimo al re fino a Gaeta. Mentre lui, Pisacane, è un personaggio molto controverso. Perde il padre all'età di 14 anni, la madre si risposa con il generale Tarallo, generale dell'esercito borbonico. Pisacane però mostra sempre un carattere ribelle e viene mandato per l'intercezione di Ferdinando II alla Nunziatella, e quindi lui riesce a entrare in questa prestigiosa scuola militare, da cui però sarà messo un po' a distanza per il suo carattere ribelle.
lui terminerà gli studi in modo abbastanza drammatico perché era un personaggio che non voleva sottomettersi alle regole, tant'è vero che lo tacceranno di anarchico. Che cosa dire? Nel momento in cui lui riesce poi a diplomarsi, viene mandato come primo incarico sotto, come alfiere a Civitella del Tronto. Volevo premettere che questa sua casata in declino, questi duchi di San Giovanni, proprio per il carattere anche del padre, che aveva il vizio del gioco d'azzardo, vanno in declino. Poi il padre muore, come ho detto, la madre si risposa, questo generale Tarallo gli starà sempre dietro e durante la sua vita gli darà un appannaggio di 12 ducati al mese. Va bene, siamo arrivati che lui va come primo incarico alla Civitella del Tronto, come alfiere, ed ecco che il suo carattere ribelle, si mostra. Poiché lui aveva il vizio delle donne, conquista una ragazza del posto, tale Gaetanella Michilli, ventenne, sposata con un uomo più grande di lei, si innamora di questa ragazza, tra virgolette, era nominata la ragazza più bella del paese. Però nel momento in cui lei si era compromessa e voleva scappare con lui, viene accoltellata. Io, Claudio, ti devo dire una cosa. Prima che noi in questi ultimi anni si parlasse di Pisacane, io ho trovato molti documenti che attestavano che le coltellate gliele infligge Carlo Pisacane. Addirittura. Ecco. Addirittura. Allora, ecco, perché in pratica che cosa succede? Lei, essendosi compromessa con lui, voleva scappare con lui. Lui invece la rifiuta e alle insistenze di essa, lui l'accoltella. E tutti i documenti che io in passato ho trovato attestavano tutto ciò, anche perché ci fu un processo. Pisacane, questa cosa nessuno la dice perché in pratica chi, come tu mi insegni, si è agganciato al carrozzone dei vincitori, poi ovviamente, come tu mi insegni, i documenti artatamente vengono manipolati e si fanno trovare i documenti che fanno comodo. E questi documenti Poiché dove li abbiamo? Pisacane nel discorso risorgimentale viene subito dopo Vittorio Emanuele II, Mazzini, Cavour e Garibaldi, poi viene Pisacane, sono state occultate molte prove. Quando noi negli ultimi anni abbiamo cominciato a mettere in discussione la figura di Carlo Pisacane, sono emerse altre notizie. Pisacane, nessun testo lo dice, quando ci fu questo accoltellamento, fu messo in prigione per 5 mesi e questa cosa la trovi proprio su documenti molto particolari. Perché per Ma questi documenti, intermediazione, scusami, questi documenti dove li hai trovati? Ce li questi hai ancora? documenti in pratica fanno parte della Gran Corte Criminale perché ci fu un processo, ci fu pure un'autopsia su questa ragazza, fu riesumata perché lei non morì subito. E che cosa successe? Per intercessione di un suo capitano, per insabbiare le prove contro l'alfiere Pisacane, viene data la colpa al marito di lei e il marito di lei viene incriminato come l'accoltellatore. Però questa è una cosa che ho trovato su molti siti che sono venuti dopo le nostre scorribande nel Cilento. Perché in pratica prima la colpa era la sua. E allora nel momento in cui noi abbiamo messo, diciamo, sul piatto di nuovo questa rivisitazione di questo personaggio storico, io non so perché ho cominciato a trovare altre cose. Comunque, questa ragazza per le coltellate muore un anno dopo, perché in pratica aveva avuto delle coltellate in dei punti vitali, riesce a sopravvivere, però questa in pratica la dice lunga sulla personalità, di Pisacane. E dopo Civitella, e poi dopo Civitella, i 5 mesi di carcere dove andò?
E poi dopo Civitella del Tronto, che cosa succede? Lui ritorna a Napoli e poi che pratica il suo carattere ribelle e il suo amore per le belle donne, che cosa fa? Irretisce un'altra donna, tale Di Lorenzo, la Di Lorenzo, la Enrichetta Di Lorenzo, che era sposata con Dioniso Lazzari, che era suo cugino. Allora, ecco, noi dobbiamo fare questa valutazione per cercare di capire questi personaggi che a noi sono passati come eroi, come personaggi tutti di un pezzo. Bisogna capire la loro personalità, bisogna capire sta gente veramente se è tutta propaganda oppure questa gente veramente lo faceva perché amava il prossimo e il popolo. Allora mi sono fatto sempre questa domanda. Se tu entri nella casa di tuo cugino, gli rubi la moglie, e noi stiamo parlando degli anni 50 dell'Ottocento, quando una donna, se scappava dal tetto coniugale, era considerata peggio di Satana in quegli anni là. Lo so che oggi è una barzelletta, ma entriamo nella dimensione di 160-170 anni fa, che cosa significava per la comunità. E per una donna tradire il marito era in pratica uno scandalo peggio di come la peggiore mafia possa ammazzare e uccidere in quegli anni là. Entriamo in quella dimensione. E lui scappa con questa Enrichetta Di Lorenzo con 3 figli, gli fa lasciare 3 figli, viene sorpreso dal marito, lui ruba la cassaforte di questo marito che era un discreto banchiere napoletano. Scappa con i soldi del marito, quindi ruba alla sua famiglia. Ecco, e allora io mi faccio quella domanda, viene spontanea: ma se tu non te ne freghi neanche della tua famiglia e non hai neanche la dignità di lasciare perdere una donna sposata con 3 figli, come poi dopo puoi risultare come quel personaggio che si è sacrificato per il bene dei contadini ignoranti che volevi, dici di voler liberare dalla tirannide borbonica? Allora tutta insomma questa cosa ci deve cominciare a far pensare. Ma soprattutto come puoi pensare che il popolo che era estremamente cattolico, quindi attaccato a certi valori, a certe entità e a certe tradizioni, ti potesse seguire nella tua eventuale colpo di stato rivoluzione? Diciamo nella sua sì, Allora ecco, noi dobbiamo porci queste domande, perché in pratica in tanti anni, in 50 anni, tutti questi padri della patria, tutti questi personaggi sono stati esaltati senza capire veramente perché lo facevano, quali erano gli scopi, chi avevano dietro, chi li finanziava. Si è soltanto, in pratica, in modo molto superficiale, per giustificare una unità d'Italia, insomma, fatta con i piedi, che questi qua erano degli eroi, basta, punto, non si discute. Ma Vabbè, ma cominciamo a vedere perché questa gente l'ha fatto. Non si fa mai niente per senza niente. Quali erano gli scopi? Quali erano gli interessi di questi personaggi per cui hanno fatto quello che hanno fatto? allora scusami Allora. un attimo, e lui come si avvicina? Lui è prima di arrivare ai mandanti, va, di questa sua operazione, lui come si avvicina poi al movimento mazziniano e alla giovinità? Ecco qua, la storia ci ha raccontato. Però no, aspetta, non mi mettere in primo piano, mi fa piacere più che ti vedo, ti guardo. Mi Va senti? benissimo. Sì, no, è così, io ti guardo negli occhi perché sennò finisce dopo. Allora, lui come si è avvicinato a Mazzini e a tutti questi movimenti? Allora, io, la mia opinione, che lui era un disperato di soldi. Che cosa succede? Quando lui scappa con questa Enrichetta Di Lorenzo, tu sai che nella Napoli borbonica, come un pochettino ovunque, venivi perseguito per avere in pratica lasciato il tetto coniugale. E allora lui, inseguito dalla polizia borbonica, scappa e scappa, guarda caso, a Civitavecchia. Ma Civitavecchia, in pratica, mi faccio una domanda: non era il paese che aveva organizzato i moti del 1849? Con la Repubblica Romana, quindi stranamente perché lui scappa a
a Civitavecchia, dove pochi anni prima era scappato con Stabile Carducci quando arriva a Napoli e la rivoluzione del 48 dei fatti di Maggio va male, va a Napoli, va a Civitavecchia, scappa con un piroscafo francese, che stava in rada sul porto di Napoli, e Carducci va a Civitavecchia a prendere soldi e poi guarda caso da Civitavecchia va in Calabria, vuole fare la risalita per ricominciare la rivoluzione. Allora si dice che a Civitavecchia c'era un ricettacolo di liberali che ovviamente finanziavano, parliamo di massonerie, falsi preti, preti che si spacciavano per essi e non lo erano. Ed ecco che Pisacane stranamente scappa con la Delore, con la Di Lorenzo a Civitavecchia. Poi, guarda caso, non contento, scappa a Livorno. Ma Livorno o Ligorn, che a me risulti, non è in pratica il referente della massoneria di rito scozzese in Italia. Sono tutti paesi equivoci. Poi, stranamente, scappa in Inghilterra e scappa a Londra. E si va a nascondere perché in pratica lui era perseguitato dalla polizia borbonica perché in pratica era scappato con una donna sposata. Claudio, ascoltami, lui quando scappa in Inghilterra, io ho indagato, lo sai dove scappa? Scappa nei pressi del ponte dei Cappuccini Neri. Il ponte dei Cappuccini Neri è stato costruito nel 1887, qui in pratica noi siamo attorno agli anni 50 dell'Ottocento. Il ponte dei Cappuccini Neri ancora non esisteva a Londra, però a 300 metri da esso c'è Scotland Yard. E c'è la sede della massoneria di rito scozzese a Londra. E lui va per 3 mesi ospite di questa setta. Allora la domanda nasce spontanea. Ma allora tu perché scappi presso, insomma, questi paesi che ovviamente contengono queste associazioni o questo tipo di massoneria, se la vogliamo chiamare con una cosa più importante, perché allora tu in pratica vai per soldi perché, come tu mi insegni, insomma, il discorso ormai è evidente, le massonerie, queste associazioni di matrice liberale e illuministica, volevano unire l'Italia per creare un globalismo in modo da controllarla meglio, in modo da soprattutto nel Mezzogiorno, eliminare con un colpo di Stato quel re che apparteneva all'anziano regime dove tutto si faceva con il Vangelo in mano e dove l'uomo soprattutto era al centro del potere, il profitto era al servizio dell'essere umano per farlo vivere bene, creare una nuova dimensione di potere dove invece il profitto fosse al centro dell'universo e l'uomo al servizio di esso. Quindi creare un mondo globalizzato, un mondo dove una piccola elite poteva fare affari. Tant'è vero, caro Claudio, la spedizione di Sapri. Aspetta, 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 poi ci arriviamo. Fra poco, sì. Sì, no, poi da lì all'Inghilterra, che successe? Lui Mazzini, come mai questo legame Diciamo fortissimo? che poi lui lì comincia a conoscere Mazzini perché viene presentato Ma lo da. conosci in Inghilterra, Mazzini? Sì, lo conosce lì perché Mazzini viveva in Inghilterra. Era esiliato, sì. Mazzini teneva una bella condanna a morte. Cioè, Mazzini, come la nostra bravissima Bianchini Braglia, insomma, che ha fatto proprio l'esploso di Mazzini, Mazzini era uno che a tavolino faceva le rivoluzioni. E Mazzini era quel personaggio che riusciva a irretire, a ipnotizzare persone bisognose di soldi come Pisacane, che Pisacane, essendo latitante, scappa dove trovava soldi, addirittura si mette a fare lezioni di matematica perché lui, essendo alfiere dell'esercito borbonico, conosceva la matematica. Tanto è vero che Corso Vittorio Emanuele a Napoli è un progetto dove lui ha lavorato. Scappa in Svizzera, conosce insomma tutta la cricca dei famosi In questo caso, liberali. scusami Ennio, ma lui in questo momento lui fu estromesso dall'esercito borbonico, non era più ufficiale dell'esercito, Lui, alfiere. allora, lui O era era di Sestriere, però quando lui passa per la Francia, cerca di implorare diciamo al referente borbonico in Francia, in pratica
all'ambasciatore napoletano in Francia e implora di metterci una buona parola con Ferdinando II per reintegrarlo nell'esercito. Però questo poi non è possibile, lui viene avvicinato ormai da questa dimensione liberale. In Francia poi lui si allea addirittura con un'altra contraddizione della figura di Pisacà. In Francia lui parte per la Tunisia, per la legione straniera come combattente, a rovesciare il regime di Abdul Kadel. Se vai in Tunisia, oggi ci sono le statue ad Abdul Kadel, e lui si allea con l'esercito francese per andare a sottomettere la Tunisia a favore della Francia. E non dimentichiamo che cos'era la legione straniera a metà 800: era un macello dove si squartava e si ammazzava come se niente fosse. E addirittura lui arriva, attenzione, alla fine della rivoluzione. E nelle sue memorie lui racconta che, poiché la rivoluzione era quasi finita, quindi lui va per soldi, perché nell'esercito, diciamo, Della nella legione legione. straniera ci andavi per denaro, non per ideali, ecco, questo è l'idealista. Lui racconta che, poiché ormai la missione era al termine e lui era andato già quasi a missione finita, dice che lui nella sua tenda si annoiava perché non c'era da ammazzare. Sue testuali parole. E allora, Claudio, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, la storia ci ha riportato questo personaggio come colui che doveva salvare i contadini dalla tirannide borbonica. E poi tu che fai? Per soldi, per quattro soldi, te ne vai nell'esercito francese conquistatore a Tunisi ad ammazzare per soldi. Ma allora qua dobbiamo, insomma. Dimmi una cosa, in tutto questo suo girovagare, Enrichetta Di Lorenzo, sempre con lei, con Sì, lui o... allora, Enrichetta Di Lorenzo ogni tanto rimane incinta, poi abortisce. Lei cerca sempre di distoglierlo da tutto ciò. In questo momento lei rimane, diciamo, ad attenderlo. Poi ogni tanto si incontrano, però questa storia durerà fino alla sua morte lì a Stanza, nel Cilento. Poi ecco che lui poi conosce Mazzini, Quindi e molte volte con Mazzini io non ci andavo d'accordo, eh. Poi aspetta. abbiamo, scusami, sì. Allora lui va prima in Inghilterra o prima in Francia? Cioè lui fa la legione straniera prima o dopo in Inghilterra? Lui in pratica gira un pochettino tutta l'Europa, arriva anche in Svizzera, va presso tutte le massonerie, tutti in pratica i centri di potere liberale, se li fa tutti, se li Ma fa dimmi tutti. una cosa. Poi, attenti, ascoltami, una cosa importante: lui diventa il numero 3 della Repubblica Romana, voluta da Mazzini. E lì in Aspetta, pratica ce ne sarà lì. Come? un attimo, poi ci arriviamo perché questo passaggio è importante. Quindi lui, Voglio. dopo la legione straniera, che cosa fa? Intensifica i rapporti con Mazzini per la Repubblica Romana. Cosa Sì, succede? poi dopo, ecco, poi diciamo dopo queste parentesi, lui poi intensifica ormai i rapporti con Mazzini e quindi ecco che arriva il periodo della Repubblica Romana. 1849. Che cosa succede? Lui nella Repubblica Romana, in pratica il numero 3 o il numero 4, perché nella Repubblica Romana abbiamo Garibaldi, Aurelio Saffi, Mazzini e Pisacane. Cioè, quindi in pratica lui sta nella rosa, diciamo, dei fantastici 4. E addirittura la Repubblica Romana, come è risaputo, era qualcosa che era voluto da Mazzini, ma non dal popolo. Cioè, il popolo sicuramente non voleva che il Papa andasse via, perché anche a Roma, pure nello Stato Pontificio, il popolo era cattolico. Quindi la Repubblica Romana non è altro che una illusione cervellotica di Mazzini. E addirittura ci sta un diverbio tra Mazzini e Garibaldi, e questo è importantissimo, sempre dove emerge la personalità di Garibaldi. Quando la Repubblica Romana ormai è quasi alla frutta, e c'è la battaglia di Tre Letri dove arriva Ferdinando II con il suo esercito, c'è un diverbio logistico tra Mazzini e Garibaldi. E
E quindi Mazzini destituisce Garibaldi e mette al suo posto un traditore dell'esercito pontificio che era in pratica il generale, aspetta, Madonna mia, mi scordo il nome, fra poco me lo ricordo, Roselli, Pietro Roselli, e quindi questo qua prende il comando contro l'esercito borbonico, affiancato da Pisacane. Attenzione. Poi, dopo la caduta della Repubblica Romana, nelle memorie di questo Pietro Roselli, che in pratica poi fu tacciato, ci furono delle discussioni perché due non Garibaldi, allora lui per giustificare scrive delle memorie. E in queste memorie racconta che Pisacane, nel momento in cui Altelletri cattura una cinquantina, sessantina di militari dell'esercito Ferdinandeo borbonico, nonostante fossero suoi amici che avevano studiato alla Nunziatella con lui, lo stesso Pietro Roselli si stupisce e rimane disgustato del comportamento animalesco di Pisacane. Dice che si dice che racconta che Pisacane, nelle sue memorie, dopo aver catturato questi suoi colleghi napoletani, che cosa fa? Li fa attaccare, li fa legare a testa in giù su alcuni pali e li sgozza dove non ce n'era bisogno. E allora le memorie di Roselli, che stava dalla parte sua, mi fanno ancora pensare: ma allora tu eri un sanguinario? O in pratica volevi bene al popolo? Ho capito che siamo in guerra, una rivoluzione, eccetera, eccetera, però. E qua emerge una personalità un po' eccessiva di questo personaggio, che secondo me va molto stretta con quello che ci hanno raccontato, che era il bene del popolo. Ma se poi il popolo in pratica lo trattavi in questo modo, cioè l'essere umano lo trattavi così, ma poi mi sembra strano che poi Ma diventi poi, un vabbè, ma legislatore, lui, un sì? quindi lui aveva una personalità che spesso non riusciva a controllare, era fuori controllo. Bravo, bravissimo. Ecco, e allora mi sembra strano che bisogna elevare a padre della patria un personaggio. Ho capito che lui appartiene al carrozzone dei vincitori, però mi sembra un po' eccessivo. Quindi lui dopo la Repubblica Romana, quindi Avelletri e la cacciata e il ritorno di Pio IX, che succede? Lui, le sue vicende Ma come poi dopo, vengono? ecco, diciamo che poi poco e niente, diciamo che poi dopo lui evidentemente. Per denaro, ecco, perché lui fa sempre una vita di stenti, addirittura, come ti ho detto, questo patrigno, ovvero il generale Tarallo, gli fa un appannaggio di 12 ducati al mese, che lui aveva combinato poco e niente della sua vita, cioè una vita di stenti, non poteva mantenere la compagna, si arrangiava, e quindi in pratica ecco che nasce poi nel 1857 la spedizione di Sapri, Quindi perché Ennio, lui scusami, la era. personalità di Sagane, quindi lui, più che altro lui a questo punto, lui faceva una vita di stenti, girava per l'Europa, combatteva come anche mercenario, Sì, in pratica lui ma andava, cioè, lui, allora lui non girava, per, no? aspetta, Perché aspetta, come c'hanno, allora lui girava, no? non per assecondare i suoi ideali, ma forse Bravo, ecco, allora per assecondare forse i suoi vizi, i suoi limiti, le sue deve essere debolezze. ridimensionata la sua figura. Quindi lui, Perché lui in Ennio, pratica frequentava. aspetta, lui assecondava i suoi vizi, le sue Ma lui si doveva debolezze. mantenere soprattutto. E allora lui, Quindi. ecco, l'idealista, oppure come ce l'hanno fatto passare, che dice che lui in pratica era un grande studioso, amico di Proudhon. Però il discorso è questo: a noi ce l'hanno fatto ereditare in questo modo, come un idealista. Un anarchico, l'anarchica ha le sue idee, ma le sue idee perché lui frequentava tutte queste sette, girava per l'Europa? Perché lui era, se guardiamo in pratica come i fatti dovrebbero stare, lui andava dove c'era bisogno di operare per fare i colpi di Stato. In pratica lui era una sorta di mercenario che si presentava senza alcun ideale dove c'erano soldi. In quel periodo le massonerie pagavano. Perché le massonerie ormai in pratica dovevano globalizzare l'Europa, dovevano cominciare con l'Italia, con il Sud Italia,
arrivavano i soldi dall'Inghilterra. Ovviamente lui era sensibile a questi soldi e quindi ecco che lui era molto fertile a questi tipi di ideologie che lo pagavano. Scusami un attimo, e come nasce la spedizione di Sapri? Si sa, o meglio, che Mazzini non ne sapeva nulla, non era da. Non è, La non, spedizione di Sapri, per cui lui, ecco, è aspetta, famoso, ma è pare che arrivato a Mazzini lui, non ne sa. come sa, sì. La Pare che spedizione... Mazzini non sapesse nulla di questa spedizione, Sì, ma non ho fotografia, mi sbaglio. ti racconto quello, come nasce la spedizione di Sapri. La spedizione di Sapri, in verità, già c'era un avvocato anziano che si chiamava Antonio Panizzi. E questo avvocato... che poi diventerà il cofondatore del British Museum a Londra, quindi figurati che massone. Questo avvocato Panizzi disse che per dare una dimostrazione di forza da parte delle ideologie liberali, da parte delle massonerie, da parte soprattutto dell'Inghilterra, bisognava dimostrare con una prova di forza alla casata borbonica che il popolo stava dalla parte loro, e quindi proprio questo avvocato Panizzi disse che una dimostrazione che doveva partire dal Cilento avrebbe cominciato a indebolire il sistema borbonico. Però niente ne fece. E che cosa succede? Succede che questa spedizione di Sapri nasce perché evidentemente Pisacane, disperato alla ricerca di ingaggi, propone a Mazzini di fare questa spedizione. Mazzini pare che non ne voleva sapere. In verità, questa spedizione viene proposta a Garibaldi. Però noi tutti possiamo dire di Garibaldi che era quello che era, però sicuramente non era stupido e rifiuta Garibaldi la spedizione di Sapri. Allora ecco che arriva il Pisacane assetato di denaro e insiste con Mazzini su questa spedizione. Come tu mi insegni, Mazzini era una persona che insomma non si lasciava scappare niente. E nonostante tutto ciò lo sconsiglia di fare questa spedizione, perché in pratica si capisce che questa spedizione sarebbe andata a finire male. Però Pisacane caparbio. Io sono convinto che lui non va per ideali, va per soldi, perché poi a che cosa abbiamo scoperto, e tu lo sai meglio di me, che la spedizione di Sapri viene pagata da uno dei più grandi personaggi del Risorgimento, ovvero Adriano Lemmi. Adriano Lemmi, come tu sai, è il padre fondatore delle logge massoniche della P1 dell'Ottocento, a cui Licio Gelli ha detto di ispirarsi ideologicamente. Allora, Adriano Lemmi viene considerato come il banchiere del Risorgimento. Adriano Lemmi viene anche considerato da molti il più grande criminale del Risorgimento. E questo qua era il più grande personaggio sinistro, adoratore di Satana. E Adriano Lemmi, braccio destro, finanziatore di Mazzini, finanzierà Pisacane, finanzierà Garibaldi, sarà implicato nello scandalo della Banca di Roma, dove si stampavano soldi falsi. Gli sarà promesso da Garibaldi che a unità conclusa avrebbe avuto l'appalto in tutta Italia delle ferrovie Grazie. dello Stato. E addirittura che cosa succede? Che poiché in pratica questo Adriano Lemmi voleva fare Assipigliatutto, addirittura i piemontesi dopo l'unità d'Italia si opporranno e dice lasciaci una fetta di affari anche a noi. Addirittura avrà il monopolio delle sigarette, il monopolio dei tabacchi in Italia. E allora tutti questi personaggi Adriano Lemmi finanzierà con 80.000 lire dell'epoca, quindi sono circa alcune centinaia sono sui 100.000 euro di oggi questa scellerata spedizione. E non solo, Viene fatta sul Cagliari dell'imperatore Subattino. Sì, in pratica il Cagliari sa tutta l'orchestrina, insomma, che viene organizzata, tutta la messiscena sul Cagliari,
si parte dal porto di Genova, ci stanno vari finanziatori, tra cui un antiborbonico, un commerciante calabrese che gli dà soldi, lo stesso Mazzini gli dà 1200 franchi, Adriano Lemmi gli dà 80.000 lire, molta gente in pratica delle varie sette lo finanzia, viene preso questo Cagliari, che in pratica era una nave che alla fine dei conti faceva contrabbando di armi, perché sta nave in pratica faceva la scuola da Genova a Tunisi, dove in pratica la rivoluzione, come tu mi insegni, era sempre con i francesi, sempre su chi va là, quindi c'era il contrabbando di armi e questa nave portava armi. Loro salgono su questa nave a Genova come in pratica comuni viaggiatori e arrivato a un certo punto c'è il sabotaggio. Comunque il macchinista e il capitano erano inglesi, guarda caso, perché in pratica, come tu sai, la macchina a vapore gli inglesi la vendevano a patto che su di essa ci fosse il macchinista inglese e il capitano inglese, in modo che a nessuno poteva saltare per la mente di fare una rivoluzione contro gli stessi inglesi, in modo da avere su una nave, in caso di sabotaggio, due persone che avrebbero fatto gli interessi degli inglesi. Quindi ecco, lui si mette d'accordo in pratica con l'armatore. Arrivano a Ponza si sa quello che succede, liberano 1200 detenuti, ci sta il caos in pratica a Ponza e soltanto 330 di essi che poi questi carcerati di Ponza non erano in pratica gli eroi che hanno detto. A Ponza c'era solo l'1% di carcerati politici, poi tutto il resto erano tutti criminali della peggiorerisma. E guarda caso, questi 330-340 che si imbarcano, non è perché in pratica avevano a cuore l'unità d'Italia oppure il colpo di Stato, guarda caso, erano tutti gente che era del Cilento, questi carcerati, erano tutti calabresi, come capiscono che ci stava il passaggio sul Cagliari, andavano nelle loro terre, accettano, tutti gli altri se ne rientrano in galera la sera. Quindi si arriva a Sapri e lo sbarco non avviene a Sapri, attenzione come la storia ci ha raccontato, perché Sapri nel suo porto ha le secche, una nave grande come il Cagliari, che era lunga più di 100 metri, non poteva mai arrivare sulle spiagge di Sapri, tant'è vero che sul cadavere di Pisacane a Sanza troveranno una carta geografica con il punto, con una X, che non era il porto di Sapri, bensì erano le spiagge della vicina Vibonati. Attenzione. E questa in pratica è una cosa che la dobbiamo attribuire al professore Vincenzo Abramo, che tu conosci, che è stato lui a mettere le carte in tavola e dice sì, quale spedizione di Sapri? La spedizione è di Vibonati. Allora loro sbarcano a Vibonati. E vengono intercettati già dal magistrato Fischietti, dall'altopiano Vibonatese, vengono intercettati e quindi in pratica già scattano gli allarmi. Loro scendono, vanno a piedi dalle spiagge di Villamare, arrivano a Sapri. Alcuni di loro vanno a vendicare l'uccisione di Cossabile Carducci, tant'è vero che arrivano alle porte di Acquafredda e incendiano il portone dei nipoti di Vincenzo Peruso, che era quel prete filo borbonico che aveva ucciso 10 anni prima il Cossabile Carducci. Poi Pisacane, ecco la contraddizione, Claudio, la contraddizione dell'impresa di Pisacane. Stranamente, Pisacane, quando arriva a Sapri, se la storia ci ha raccontato che lui viene per liberare i contadini afflitti dalla tirannide borbonica, perché tu vai a bussare alla porta del barone Giovanni Gallotti,
residente nella vecchia via Roma di Sapri, questo Giovanni Gallotti era un grosso latifondista che aveva molte proprietà, molti latifondi verso Casaletto Spartano ed era noto per essere uno dei più grandi affamatori dei contadini. Addirittura si dice che li faceva frustare per niente. E allora perché? E si scopre che questo Giovanni Gallotti nel 1848, questo Giovanni Gallotti aveva regalato 1.000 ducati d'oro, 50.000 euro di oggi, alla causa napoletana per la rivoluzione del Comitato Segreto di Napoli, per rovesciare già nel 48 Ferdinando. Quindi questo era un famoso attendibile. Ovviamente questo Gallotti, quando arriva a Pisacane, non si fa trovare, perché sapeva che, perché lui già in pratica era il famoso, era un attendibile, quindi era un ricercato, era un sospettato dalla polizia borbonica, non si fa trovare. Però perché tu, caro Pisacane, vai a bussare a un personaggio che notoriamente è un barone, è un personaggio che affamava i contadini, quando tu lo vai in zona per liberare i contadini? E allora i conti non tornano, caro Claudio. Allora queste rivoluzioni che ci hanno raccontato che erano in nome del popolo, in nome della libertà, e allora insomma io non ci sto, non ci stiamo, perché la storia non è quella che ci hanno raccontato. Cioè questi personaggi qua, tu hai mai visto un banchiere come Adriano Lemmi finanziare un'impresa a A favore del favore popolo. dei popoli? Io non l'ho mai visto. Vabbè, E tu allora, sai. Claudio, il Risorgimento, cioè tutte queste rivoluzioni che nascono dal 1799 e finiscono ben per loro nel 1860, erano le rivoluzioni dei ricchi, erano le rivoluzioni di quelle ideologie illuministiche, illuminate, liberali, che avevano lo scopo di creare un mondo fatto per le elite e Il creare un giacobinismo, mondo dove come? il Il giacobinismo. giacobinismo, come dice sempre il bravissimo professore Colì, belle parole e brutti fatti. Allora, noi in pratica non ci dobbiamo lamentare se oggigiorno, come abbiamo detto l'altra volta a Castellino di Bifè, le cose non vanno come vogliamo, ci siamo in un mondo pieno di contraddizioni, perché le contraddizioni nascono proprio in quei giorni, con quel tipo di ideologie, che erano quelle ideologie che dovevano fare credere che tutto veniva fatto per il popolo, ma Ma sotto tra sotto l'altro, contro il popolo. ma E c'era. in quegli anni là, nel 1860, è stata posta la base per creare un mondo dove i ricchi, in modo ben nascosto, potessero comandare. No, ma Perché, il come problema tu hai detto, l'hai detto giusto tu, perché loro comunque già erano ricchi abbastanza, interessava avere avrebbe già ricchi abbastanza un momentino, allora però interessava avere il potere assoluto e basta. allora loro erano ricchi abbastanza, però ricchi abbastanza non nel regno delle due Sicilie, dove esisteva l'assolutismo, dove l'ultima parola, come tu mi insegni negli anziani regimi, spettava al re. Non dimentichiamo che già Ferdinando IV aveva voluto fare la riforma dei latifondi. In pratica, nel regno di Napoli, Nella se pragmatica eri un proprietario del vino, del 23 febbraio 1792. bravissimo, che cosa succedeva? Succedeva che in pratica, se tu eri un proprietario del vino e non sfruttavi la terra al Ti veniva punto tolto. giusto, arrivava un'apposita commissione, ti confiscava la terra e quindi la terra veniva data in A chi la voleva lavorare? esidente, diciamo, ai braccianti. Allora, questa era una cosa che non faceva comodo ai latifondi, quindi in pratica le massonerie si aiutano con questi ricchi, con queste baronie scontente che non potevano arricchirsi fino a un certo punto, perché in pratica altrimenti venivano tartassate dal re Borbone che li frenava nelle proprie ambizioni. E allora ecco che in pratica la massoneria, che doveva cominciare a divulgare le sue ideologie, sicuramente poco popolari, sicuramente poco cristiane, si doveva alleare, trovava alleato fertile in questi baroni, in questi ricchi scontenti, che ovviamente dovevano
sottomettersi a quel re che ovviamente gli frenava nelle sue ambizioni e volevano un re che era come quello inglese, come quello francese, che era alleato con i potentati. Mentre invece nel regno di Napoli, come tu mi insegni, l'ultima parola spettava sempre al re Borbone. E quindi qui il Sud Italia era un grosso freno per l'espansione economica, ideologica di queste nuove Questo ideologie massoniche. è vero. Ma adesso torniamo alla questione di Pisacane. Quindi lui quando andò da Gallotte che non si fece trovare, poi che cosa fece? Risalì il Cilento, lui Sì, rimase col allora, lui che cosa proprio nome. succede? Quando non si fa trovare, che fa? Parte per Torraga. A Torraga arriva a Piazza Olmo, dove adesso c'è il monumento, e cerca in pratica di prendere in giro un po' la popolazione. Cerca, si mette a urlare, a strillare in mezzo a sta piazzetta e comincia a dire che in pratica c'era un esercito pronto a fare la rivoluzione, e lui in pratica cerca di convincere le poche persone che stavano nel paesino ad arruolarsi con lui. Ma insomma, questa è una cosa che gli va male. Poi cosa succede? Attraversa tutto il Cilento con una guida che poi si perdono pure e si avviano verso gli interni di Vallo, volevano andare verso Vallo e poi si perdono pure perché e arrivano in pratica nelle zone prima di Casalbuono, dove poi in pratica di Montesano sulla Marcellana, dove poi dovrebbe essere successo in pratica il fatto della spigolatrice, se è vero, se è una leggenda o meno. Però poi cosa succede? Succede che poi questi suoi bravi uomini violentano, stuprano, rubano e, un fatto eclatante, entrano in una panetteria di Padula e prendono il pane da una panettiera che si chiamava anch'essa Rosa, non ricordo il cognome, non lo vogliono pagare. Questa qua si ribella e uno di essi, tale Bucci, se non mi sbaglio, con la canna del fucile le spacca la testa. La spacca la testa. Ecco, questi erano i famosi liberatori. Poi che cosa succede? Vengono ospitati la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio dal barone Liborio Romano, aspetta, dal barone Romano di cognome di Padula. E questi qua vengono ospitati, Pisacane viene ospitato e poi dopo, insomma, arriva nel frattempo l'esercito borbonico, succedono le sparatorie, ci sono parecchi morti, viene ammazzato Giovanni Falcone, che anche lui apparteneva a una delle più ricche e note famiglie calabresi di latifondisti, la famiglia Falcone, cioè come tu sai, il trio Pisacane, Nicotera e Falcone, che erano gli organizzatori, diciamo, della spedizione, il noto Giovanni Falcone, da non confondere con il magnifico magistrato siciliano, questo Giovanni Falcone, appartenente a una delle più blasonate e ricche famiglie calabresi, discendente dai San Severino, da Bisignano, coloro che avevano organizzato la congiura dei baroni. Quindi Ehi, stiamo cinque parlando secoli prima. di personaggi che avevano da perdere. Stiamo parlando di personaggi latifondisti che facevano la rivoluzione perché venivano frenati dalle ambizioni di quel re che è stato chiamato tiranno, ma quel re, alla fin dei conti, faceva mangiare e bere alla povera gente a scapito dei ricchi che li tassava e gli confiscava la terra se loro in pratica andavano a fare la bella vita. Allora ecco che, vedi, le rivoluzioni le fanno i ricchi, perché in questa rivoluzione di Pisacane chi c'è alle spalle? Adriano Lemmi, miliardario, banchiere, Giovanni Falcone, appartenente alla più potente famiglia calabrese, di San Severino da Bisignano. Poi abbiamo il Nicotera, che sappiamo che bel personaggio sarà, poi diventerà ministro degli interni, ma insomma, quello che combinerà, insomma, figurati, insomma, addirittura quando morirà Pisacane, gli farà promettere di stare vicino alla figlia, di aiutare la figlia di Pisacane,
mentre invece lui si impossesserà del vitalizio che era stato dato alla figlia di Pisacane, lo darà in prestito a usura. Cioè, quindi figuriamoci, insomma, c'è cioè che bei personaggi, insomma, qua abbiamo Ma nella poi, storia. quindi che cosa succede? Quando è che poi Pisacane viene Poi dopo in pratica la arriva mattina? a Sansa, in pratica vengono fatte suonare le campane dal prete locale, si dice che stavano arrivando questi briganti, insomma, quindi la popolazione esce con le rongole, le zappe, ma ormai loro ormai si erano decimati, si erano ridotti a poche decine di unità. Allora, Falcone viene ucciso, Nicotera in pratica viene sputellato, catturato e portato poi dopo alcuni giorni su un carretto a Salerno, è imbarcato dolorante con le budella da fuori, è processato alla Gran Corte Criminale, arrestato. Però si Pisacane, salva, come? però si Poi si salva. salva perché Però... poi diventerà primo ministro poi negli anni 70, insomma, dell'unità. Pisacane viene ammazzato ed è, diciamo, è il giallo sulla morte di Pisacane. Ci sono alcune leggende. Una dice che lui si sparò con una pistolettata, poco attendibile. Due dicono che in pratica lui fu ucciso dalla guardia urbana Sabino La Veglia. Però io ho sentito delle testimonianze di alcuni discendenti che dicono che non fu a uccidere Pisacane il Sabino La Veglia, bensì fu un nipote. Questo nipote in pratica dice che si incontra con Pisacane, si cacciano le pistole e dice questo Pisacane ci vuoi assaggiare il mio piombo? E glielo dice in napoletano, risponde questo La Veglia, nipote, non la guardia urbana che poi è stata tacciata per averlo ucciso, no, io ti faccio assaggiare il mio piombo. E in pratica Pisacane spara al cappello di questo La Veglia, non riesce a colpirlo e questo La Veglia invece uccide a Pisacane. Poi che cosa succede? Succede che la sera nipote e zio, lo zio era la famosa guardia urbana Sabino La Veglia, poiché lui in pratica voleva fare carriera in pratica nel mondo borbonico, disse facciamo, diciamo, denunciamo che l'ho ammazzato io Pisacane. Così faccio carriera, tanto è vero che poi gli sarà dato un vitalizio. E poi, 3 anni dopo, quando Garibaldi passerà per Sansa, lo ammazzerà. E in pratica gli ruberà tutto, insomma, l'impresa dei mille, passerà per Sansa, si vendicheranno e quindi ammazzeranno La Veglia, ammazzeranno tutti i personaggi che in pratica si erano schierati contro Pisacane. E così finisce la storia di Carlo Pisacane. Comunque, in pratica, in questo bel ragionamento che abbiamo fatto, vorrei, per chi ci ascolta, far capire che in pratica non è tutto vero quello che ci hanno raccontato, bensì quando si fa la storia. Abbiamo sempre detto che la storia ha quattro chiavi di lettura. La prima è quella la statutaria. Pisacane veniva a liberare il popolo offeso dalla casa borbonica. Secondo livello di storia, ma veramente Pisacane veniva a liberare il popolo, diciamo, tiranneggiato dalla casata borbonica, oppure Pisacane veniva a liberare, con la scusa di liberare il popolo, voleva fare quel colpo di Stato che avrebbe dato grande beneficio alla parte ricca, e ai massoni che ovviamente volevano globalizzare il territorio per creare un pensiero unico, uno Stato unico, dove poi loro potevano fare i loro porci comodi facendo affari, scandali e roba varia. Poi ci sta la terza chiave di lettura, che è quella filosofica. Quali ideologie muovevano questi personaggi? E poi c'è la quarta, quella esoterica. Ma Mazzini, Cavour, Garibaldi avevano un'entità grigia a cui si riferivano e prendevano ordini. Da qua andiamo nell'esoterico, non è Vabbè, complicato. non è tema di... Ma Non sai, è tema di oggi. io l'anno scorso quando venni fui ospite, mi alloggiai a Torraca e lì poi Torraca incontrai uno storico locale molto importante, perché poi Torraca,
Non so perché Pisacane volle passare per Torraca quando Torraca ospitò Ferdinando II qualche anno prima, quindi era estremamente legata al re, quindi non capisco lui perché volle passare di lì. E questo storico Vincenzo, adesso non cognome mio, mi disse: guarda che tutti sapevano che quella spedizione sarebbe fallita, nessuno andava dietro perché era una cosa Ma sprovveduta, perciò in senza pratica, né capo né vedi? coda. Allora, Cercò vedi, di... proprio per dare maggior risalto a quello che tu stai dicendo, vedi che questa spedizione si sapeva che in pratica nessuno l'avrebbe seguito. Infatti. Perché diciamo che in quel periodo la popolazione non è che insomma, seguiva la politica o roba varia. Allora, il problemino è che il popolo, bene o male, Forse era un meglio non addetto a lo Elena Bianchini Braglia a Sapri, non ci piangiamo addosso. Non è vero che in quegli anni là c'era la fame diffusa o l'ignoranza diffusa, perché non è assolutamente vero. Le scuole c'erano, le scuole in pratica sono state distrutte, oppure i finanziamenti non sono arrivati dopo l'Unità d'Italia. Sono stati fatti i famosi censimenti alla inglese o alla francese, dove si pigliava alla famiglia meno abbiente che veniva in pratica additata proprio per fare il censimento, e quindi tutto il paese era No, meno ambiente. ma poi c'era un'altra cosa importante, Ennio. Da noi nel regno il serraglio per i contadini non c'è mai stato. Il serraglio nel nord Italia, nella Tosco-Padania, praticamente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'era il serraglio per i contadini. Sì, ma è assolutamente così, perché Noi il serraglio ma non l'abbiamo mai avuto. Quindi infatti, e allora perciò, come certamente... diceva la Bianchini Braglia, non ci piangiamo addosso. Cioè, questa in pratica era una comunità, era la nostra era un'istituzione dove si viveva bene o abbastanza bene, ma soprattutto non è manco il discorso se mangiavi o bevevi, era basato in pratica sulla tradizione, era basata sul cristianesimo. Il diritto era in pratica fatto con il Vangelo in mano. Quando poi sono arrivati questi personaggi di ordini di matrice satanica, io ti dico questo: guarda che Adriano Lembi, che ha finanziato la spedizione di Sapri, di Pisacane, quando poi nel 1887 diventerà Gran Maestro del GOI, metterà su 500 parlamentari 300 massoni nel Parlamento italiano, Adriano Lembi, quando fonderà le logge del GOI, e sto parlando di quello là che ha finanziato Carlo Pisacane, metterà la sede. Fitterà il palazzo, fitterà Villa, fitterà Palazzo Borghese a Roma, dove lì in pratica a metà 800, nel 1885, creerà il Grande Oriente. Addirittura, quando lui lascerà poi all'inizio, prima di morire, all'inizio dell'Ottocento, Palazzo Borghese, dove in pratica lui aveva messo le sedi del Grande Oriente. Addirittura dovettero arrivare i fabbri, perché c'era una stanza all'ultimo piano che non riusciva ad aprire, che non si riusciva. Quando arrivò di nuovo la famiglia Borghese e riprese possesso del palazzo, c'era una stanza che non riuscivano ad aprire. Dovettero chiamare i fabbri, sfondarono la porta e lì trovarono in pratica praticamente una camera dedicata a Satana. Vabbè. No, Questo fino eh, no, no, no. se lo dici No, non lo dico così. io, no, assolutamente documentato. E addirittura lui voleva fare mettere tutta la fognatura, diciamo, di Palazzo Borghese. Lui fece mettere dei crocifissi nelle tubazioni Vabbè, della. o tu dici, se dici questo vuol dire che è vero, perché dicono Ma è che sono vero che vere, l'ho poi letto. L'ho si è letto, quindi in documentato. pratica non me lo sono inventato, quindi ci sono documenti. E quindi stiamo parlando, insomma, di chi voleva il bene del popolo, chi finanziava Pisacane per il bene del popolo, lui satanista. Comunque, Ennio, no, no, per Non è carità, colpa mia. siamo arrivati alla conclusione. Come vedi, abbiamo superato l'ora. Vabbè, No, meritava il discorso, perché ma Pisacane figurati. è importante, perché Pisacane è il numero 4 del Risorgimento. Perfetto, ma Pisacane, diciamo, con il suo spettro, rappresenta un pochettino l'ipocrisia di questa ideologia e del Risorgimento.
Sì, ma poi vabbè, noi sappiamo, come dice Dennis McSmith, che praticamente il Risorgimento per loro è una delle pagine più gloriose dell'imperialismo inglese, quindi Dicono loro, ah, pure loro sì, perché ci stanno. no, per dire, no, per dire come che l'Italia è stata per 3.000 anni sede universale della cultura, della civiltà, con cui dal 99 in poi Ma guarda, Claudio, il discorso è diventa un questo, già. provincialismo culturale, cancellando tanti anni di storia per Sì, essere però una guarda, pubblica Claudio, il discorso è culturale. questo. Tu, come noi abbiamo parlato prima, e poi concludiamo, di queste grandi elite che gestiscono il potere, i soldi li stampano loro, eccetera, eccetera. Quelle stesse elite che hanno finanziato l'impero romano, poi, quando in pratica l'impero romano è crollato, e stiamo parlando dell'impero romano d'Oriente, quindi l'impero romano finisce con la scoperta dell'America nel 1400. Questi grandi finanziatori che hanno mantenuto l'impero romano per 1200, 1300 e oltre anni, hanno spostato tutti questi capitali in Britannia. E quindi ecco che è nata Londra, è nato questo nuovo impero, Vabbè. e da lì si detta legge. Ma non ti No, ma credi che questo questi ormai personaggi che hanno fatto sono sempre gli stessi che hanno finanziato l'impero ma romano, questo sempre le poi stesse tasche. potrebbe essere materia di un'altra Sì, chiacchierata, vabbè, perché però rendiamoci conto che sennò quelli là che hanno altrimenti. organizzato tutto questo sono quelli che, diciamo, da 3.000 anni Io gestiscono so l'impero. soltanto che con questi personaggi nasce il provincialismo culturale dell'Italia, che era al centro del mondo. Vabbè, lo dice Dostoevskij, no? Quindi di che parliamo? Va bene, Ennio, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Ti No, grazie a ringrazio. te che mi hai dato l'onore, insomma, No, di no, avere a che fare con. siamo venuti noi per averti ospitato. Sicuramente ci vedremo altre volte. Spero che tu Certamente. sia stato bene, ti sei trovato bene con noi. Qua è a casa mia. Vabbè, è con te, Sono insomma, tu sei una persona che sa, tu sei un grande psicologo, sai mettere le persone ad adagio proprio, sei una persona che veramente non potrebbe veramente autoesaltarsi e non lo fai. Sei una persona molto equilibrata, Vabbè. sei una persona molto colta, ti potresti veramente permettere di metterti in mostra, non lo fai. Molte volte dai spazio mettendoti tu in ombra a gente che in pratica non vale neanche le tue scarpe. No, dai, No, non esageriamo, Ennio, guarda, io l'importante è ti conosco. ognuno, Sei un uomo che ognuno. sei il più grande esperto del 1799, che è la madre delle rivoluzioni. Ma Quindi quando più hai che capito il esperto dei 99, hai fatti, capito mezzo mondo. no, più che esperto dei fatti, sono quello che ci sta lavorando di più, perché lì è la chiave di tutto. Non è E quella è la solo chiave di tutto, perché in pratica lì è insieme alla il Vandea, momento in cui le elite cominciano in pratica a mostrare il volto. Vedi, è il momento va bene. 99, è il momento in cui si passa. Ah, si passa alla pratica. Spero È vero, e niente, Ennio, veramente io ti ringrazio, i nostri spettatori. che ti Poi sia piaciuto un po' la. ti ho lasciato parlare perché tu sei un fiume in piena e Se non ho no, beh, diciamo bisogno di. che il discorso di Pisacane per capire questi personaggi ci vuole un po' di tempo, perché due frasette, cioè, non rendono No, l'idea. Allora hai bisogna ragione. portare l'ascoltatore a ragionare, capire, insomma, sta gente perché l'ha fatto per spirito patriottico, perché in pratica Bravo. erano dei filantropi, oppure perché ci stavano i soldi alle Lo spalle. so, ma E poi allora questi bisogna chiarirlo, che sennò qua passiamo no. che siamo tutti idealisti, tutto quanto per il bene del popolo, quando invece al popolo glielo mettono a questo servizietto. Ma poi lo sai che poi dietro questi grandi movimenti i veri padroni sono quelli che stanno dietro le quinte, che noi poco conosciamo. Comunque, io ti Però ringrazio bisogna ancora. denunciare queste cose, perché sennò qua andiamo a finire che crediamo che tutto è stato fatto per il nostro bene. Va bene. Ennio, io ti ringrazio. Ti auguro una buona serata. Allora io vi auguro una buona Grazie serata e arrivederci a più presto.